Ciao a tutti, eccoci qua per una nuova puntata di Gossip Girl da Emanuela Iaquinta. Allora, parliamo della coppia non più coppia, Francesco Totti, ex capitano della Roma, e Ilary Blasi, presentatrice TV italiana. C'è stata una lettera sul Corriere della Sera, scritta da Francesco, dove dichiara diverse cose. La prima, che non è stato lui a tradire per primo Ilary, che i problemi della coppia sono nati dopo che lui ha lasciato praticamente la Roma come calciatore. Voleva in quel momento la moglie accanto, perché comunque è un momento difficile per ogni calciatore che ovviamente lascia dopo una vita il suo lavoro più importante, il suo amore, il suo grande amore, che è il calcio. E poi c'è stato il Covid, dove appunto è mancato il papà di Francesco, e Francesco appunto accusa Ilary di non essere stata accanto per niente in questi momenti cruciali della sua vita. Dopo Capodanno ha conosciuto Noemi tra amici di padel, e non è iniziato subito un amore, bensì un'amicizia. Ha dichiarato anche appunto che allo stadio non era ovviamente insieme a Noemi, quindi quelle famose paparazzate che sono state fatte a Noemi all'Olimpico. Sì, lei era allo stadio, ma non con lui. Sono arrivati con due auto diverse. E poi una cosa molto importante è che voleva che i figli stessero più sereni possibile. Voleva lasciare la loro villa a loro, ogni 3 giorni alternarsi, così da non far portare le valigie avanti e indietro ai 3 bambini. Ma così non è, perché Ilary ovviamente non è d'accordo per nulla. Si andrà in tribunale, questo ha dichiarato Francesco. E in più ha dichiarato anche che avrebbe trovato poco prima di Capodanno dei messaggi cioè molto espliciti, quindi che non lasciavano nulla all'immaginazione, dove un presunto amante avrebbe comunque chiesto se si trovavano in hotel o in appartamento da lui, che era più sicuro. Questa è una cosa molto molto grave, ovviamente. Vedremo come risponderà Ilary. Ilary per adesso ha fatto rispondere ai suoi avvocati dicendo che la cosa più importante per lei sono i figli. Staremo a vedere. Un bacione grande.